Quella è una moto elettrica. E questo è il Monza Pizza Bike Park. E oggi gireremo con le moto elettriche al Monza Pizza Bike Park. Per chi non lo sapesse, qualche mese fa ho comprato una Talaria Sting, una moto elettrica. Per gli scettici è un ibrido, perché comunque è leggerina, pesa solo 60 kg rispetto ai 100 kg di una moto da cross. Non ha i pedali, quindi non è una bici elettrica. Ha il gas. Perché io giro sempre la chiave. Ha il gas come le moto vere, ricordatevi di spegnerla sempre. Quello è il problema. Quanti cavalli ha? 8 cavalli di serie. E nel caso, se volete una recensione della moto, vi lascio qui in alto il video che ho fatto quando l'ho comprata. Con oggi iniziamo una nuova serie che sarà il backflip con la Talaria, ragazzi, con la moto E, moto elettrica. Un saluto a Luca Salvadori che fa il mondiale con la moto E. Sai, serve indicizzare il video in qualche modo, non è sì, che posso... Quindi il mio obiettivo, ragazzi, è finalmente, dopo qualche mese dall'acquisto, flippare questa moto elettrica. Ma vi dirò di più, in realtà io avevo già flippato la mini moto elettrica di Husqvarna qualche anno fa, però chiaramente la mini moto è piccolina, leggera, non hai tanti rischi perché è comunque veramente maneggevolissima, eccetera. Qui inizia a essere una moto un po' più seria, 60 kg, se cartelli, e rimane fermo sotto sopra, so cazzi di bestia. E tra l'altro io avevo anche fatto backflip con la moto, ma l'ho fatto solo nella piscina di gomma piuma, non sul duro. Obiettivo della serie è backflip con la moto elettrica, però come ben sapete l'atterraggio qua è morbido, c'è questo truciolato che ti salva il sederino se sbagli. Ma per zittire le bocche degli invidiosi, l'obiettivo è farlo direttamente su terra, nel suo ambiente naturale, il bosco. Infatti raga, se raggiungiamo in questo episodio 20.000 like, io e il buon Ivello andiamo nel bosco, cerchiamo il luogo perfetto per costruire un salto flippabile, lo costruiamo e flippiamo nel bosco, entrambi con la moto elettrica. O metti il like e lo facciamo noi, sennò puoi farlo tu se sei scettico. Prego, prego, vada. Facciamo vedere ai nostri affezionati come sale, come arrampica dalla banalissima salita. Ragazzi, nel chill più totale. No, scendiamo un attimo da di qua. Il trattore! Secondo te si riesce a salire di qua? È ripido, eh? Dagli. Usti! Magari se arriviamo da di qui... Non so se mi vedete, ma io qui, cioè io sono quasi in piedi, è veramente ripido qua. Piano, usti, sei ripido. A sto giro vogliamo proprio sturarlo il bike park e faremo tutte le strutture in questo video del bike park, tranne la linea grande. No. No, 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 no. E qui ti sbagli, ragazzo. Dopo capirai cosa ti faccio verso la linea grande. Madonna. Magari riesce a fare il doppio che l'ha fatto Matt Guada, ma è veramente peso. Volevamo provare a saltare da qua alla gobba dopo. Provo a far questo e saltare di fianco, a vedere se arrivo alla gobba. Bene, vediamo se il video finisce qui con Toto Injured 52. Devo tirare su come un dannato comunque. Peso questo, devi tirare su come un animale. Ci sono arrivato, ho tirato su di bestia, eh. Direi che ci siamo scaldati per bene, ma adesso è ora veramente di iniziare a provare le strutture del park. Partiamo dalla pump track, ci facciamo due giretti e poi cerchiamo qualche transferino da fare un po' particolare. Angelo Pellegrini Supercross? Sì, esatto. Quale?
Allora, abbiamo fatto tre giri. Abbiamo già sgarrato. C'è già il canale quasi. Scusiamo Ricky Filippi che ha rifatto il kick qualche giorno fa. Scusa Ricky, lo rifaremo. Ciao. Praticamente vogliamo provare a saltare al contrario i panettoni della pump track. Chiaramente è più difficile perché al contrario non hai la rampa. E l'altra cosa difficile con la moto è che devi tirarla su tanto. Per farlo, quando non hai il kick, si usa la tecnica del sit bounce. Adesso vi spiego che cos'è. Normalmente quando si salta si sta in piedi, si accelera un pochino in rampa e chiaramente si segue la rampa con le gambe e con le braccia. Però questa cosa sì, ti fa saltare, ma non ti fa pompare in alto in moto. Quindi cosa si fa con la moto? Ci si siede in rampa e si tira al massimo indietro con tutte le forze che avete, praticamente quasi come se si volesse uscire impennati. Ma in realtà, col fatto che l'ammortizzatore si schiaccia in rampa e poi si rilascia in cima alla rampa, se fatto nel momento giusto, questa cosa ti fa proprio schizzare in alto. Bisogna stare molto attenti a non andare in avanti troppo presto, perché sennò si fa Johnny Fronny. Vediamo. Allora, su e giù, qua accelero, ok, proveremo. Bella, pulito. Bisogna abituarsi, perché la cosa che sentiamo entrambi io è che dopo che ti sei staccato i piedini si alleggeriscono un pochino dalle pedane, come se volessi andare in avanti, quindi bisogna stare attenti. Cazzo, è divertente, eh? Vogliamo provare a sdoppiare le gobbe. Dai, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dai, tirala su. Puttana. Provo anch'io. Beh, orco. Ma riesci a fare anche quello dopo? Sempre giusto? E boh, mi vedo. Ragazzi, a me manca un pochino di potenzina in realtà, perché Ivo ce l'ha già maxata. Vorrei avere un po' più di quando che gli manca. Deve. Quindi il signor Talaria Italia, il dio delle talaria, ci deve dare un po' più di potenza, no? Tutte ingheppate, una dietro l'altra. Tung. Guardalo qua, vediamo se riusciamo. Super easy. Guardalo. La cosa figa di ste motorette, ragazzi, è proprio che ti inventi ste linee. Vabbè, direi che questo salto, sai che ci ha proprio imboccato per i panettoni. Nel 2021 che presi la mia prima moto elettrica mi diedero del folle e ora è talaria mania. Stavamo per andare sul bag e sul mulch, quando passando di qua ci siamo accorti che in realtà c'è un transfer molto fattibile. Il salto dovrebbe essere questo. Da qui qua inizia l'atterraggio. Mi sembra morbido il raccordo. Inizia a essere grossino come salto questo. Se ci fosse stato qui Matt Guada l'avrebbe fatto senza shaperlo. Noi raga, se non lo shapiamo tiriamo una giornata che... Buongiorno pescheria. Alla prossima. Terra molto molto secca e si scava come niente, quindi è molto morbida. Dovremmo fare un bel lavoro di shaping e compattamento per evitare che appunto le scaviamo con la trazione della moto. Guarda che bella Prime. Per voi è passato 2 secondi, invece sono passata mezz'oretta per fare questo kick. Abbiamo cercato di dare un raggio molto piatto alla fine, perché il salto è lungo. Quindi abbiamo cercato di aggiungere terra sul raccordo, scavar via la punta e la rincorsa. Abbiamo spostato il telo, però sotto è bello fradicino. Dai, prova a fare un su e giù, vediamo. Toc. Il K
creatore deve sempre provare il salto. Perché se è sbagliato, cazzo, almeno ho sbagliato io, colpa mia. È la cosa che di solito non succede mai ai Crankworx. Cioè, costruiscono e poi i rider provano lo stesso e muoiono, bastardi. Sì, ci sta, ci sta. Il punto è da dove partire per non overshottare. Cioè, la cosa è che noi non siamo esperti, ragazzi. Noi in bici abbiamo dei riferimenti, con le moto è tutt'altro. Quindi io non so se da qua, se do tutto, se arrivo almeno sopra, boh. Proviamo. Inizio ad avere una leggera ansietta, anche perché inizia a essere un gap abbastanza huge. Arrivo. Madonna! Shit, eri lungo anche, sei atterrato qua. Ma ero nel landing praticamente. Rifo, ce l'ho. Io parto da qui full. Madonna, che figo! Sì, ma oh zio, io full e arrivo pelatissimo, arrivo proprio al pelo. Prepara la tua velocità. Ti tiro ma non lo fai. Almeno vedi la velocità. Si caccia? Sì, si caccia, zio. Ma gli dico. Minchia, che ansia. Non è proprio così piccolino, eh. Vado. Primo test, Ivo. Guarda che figo! Salto molto bello. Siamo un po' rigidini. Ci vuole lo stile. Si può whippare veramente adesso. Visto l'occhialetto così fa guadagnare non solo velocità, vi fa guadagnare punti stis. Non so se vi siete resi conto che hanno una forma un po' particolare qui in alto. Questo qua è un pannellino solare. Infatti ringraziamo Autoff che ci ha fornito questo occhialetto veramente fenomenale, che si scurisce da solo a seconda della condizione di luce, proprio perché con questo pannello solare lui rileva la luce e scurisce la lente. Io non leggo made in Cina, leggo solo made in Italy lì. E non so se ve lo ricordate, ma io questa tecnologia ve l'avevo già fatta vedere in un video di sci quest'inverno, su questa mascherina, l'Electra, sempre di Autoff, che ha la tecnologia del pannellino solare dentro la mascherina. Se voi andate con un occhiale specchiato nel bosco, arrivate al punto un po' chiuso con gli alberi, buio totale. Invece questo cosa fa? Voi avete tutta la situazione di luce. Arrivate nel bosco, boom, buio, questo si schiarisce. Comodissimo. Se volete cercarli sul loro sito, questi sono i Bot 2, sono appena usciti, me li hanno mandati a me in anteprima. In teoria, per quando uscirà questo video, dovreste trovarli già disponibili online. Se no, controllate nei rivenditori, perché saranno disponibili prima nei rivenditori e poi online. Vanno anche chiaramente prodotti normalissimi, lenti normalissime, fotocromatiche o anche non fotocromatiche, normalissime, per occhiali e mascherine. Andate a dare un occhio in descrizione. E adesso, raga, devo provare il mulch. Ok, è ora di provare il mulch, ma non ci fa molta paura secondo me, perché ormai abbiamo saltato di là, raga. Infatti guarda, morbido già, è già andato morbidissimo, vediamo. Dio che stecca. Bello però. Trenino sul mulch, vai. Da dove riusciamo a partire per passare il mulch? Più vicino possibile alla rampa. Vabbè, tu la tua è maxata, bastardo. Ce la farai da un metro dalla rampa. Vediamo, pronto? Via. Vero, full, eh. Andiamo ancora un'altra moto avanti e secondo me potrei essere al mio limite. Siamo più o meno a 5 metri alla rampa, secondo me. Devo partire cattivo. Passato però. Pelato però l'ho passato. No, ma lui può partire da più avanti decisamente. Facciamo il conto vero. Rampa, 1, 2, 3. Vai, che palle, perché devi ingheppare i salti? Dai, provalo, vai. Ma guarda, l'ha passato il bastardo. Cazzo fai a passarlo da qua? Io non ce la faccio a passarlo da qua. Dai, da 4 metri provo io. 2 passi, raga, 2 passi.
Tagli tutto. Ole, però è andato di là, eh. Ah, vi dico ragazzi, mi raccomando, se lasciate 20.000 like è per fare l'episodio dove flippiamo nel bosco. Però nel secondo episodio, ragazzi, io vi dico, mulch grosso, boner, che lì ci si caga addosso. Linea grande, raga. E chiaramente flipperemo direttamente già qui al park con le talaria, prima di farlo nel bosco. Sai come chiudiamo il video? Per fargli venire un cagotto. Ti ricordi come ho saltato con la Surron l'ultima volta sul bag? People, I won't let you down.